Come ambientare pesci in acquario. Ciao a tutti, bentornati sul canale, bentornati a questo nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi per non perdere anche tutti i prossimi nuovi video, sconti su consulenza, eccetera, eccetera. Tutto sarà molto, molto legato alla vostra iscrizione. Bene, oggi andiamo a ambientare la nostra mascotte, che ormai si è data come cavia, per essere... L'abbiamo già usata in un altro video, quindi ambientamento goccia a goccia si chiama, un altro tipo di ambientamento molto più efficace ad esempio nel marino. Oggi faremo un ambientamento che normalmente vi consiglio fare solo esclusivamente nell'acquario di acqua dolce. Anche il goccia a goccia si può fare nell'acquario di acqua dolce, ma oggi nella fattispecie parleremo nell'ambientamento con il sacchetto in vasca. Ora, il nostro sacchetto è questo, quindi abbiamo il sacchetto, lo andiamo ad aprire con un paio di semplicissime forbici, andiamo a far fuoriuscire tutta l'aria o l'ossigeno a seconda del viaggio che ha dovuto fare il nostro animale, il nostro pagliaccio di acqua dolce. Non esistono pagliacci di acqua dolce, è solo una battuta. Allora, io apro la mia vasca, prendo il mio sacchetto così com'è, lo vado a posizionare all'interno della mia vasca, in questo modo. Prendiamo una molletta e lo andiamo a attaccare. Al bordo della nostra vasca, in questo modo che non entri l'acqua dell'acquario, se non quella che decidiamo di far entrare noi. Quindi la nostra molletta è qui, se tiene, ok? Quindi adesso che cosa si verifica? Infatti non tiene. Adesso che cosa si verifica? Si verifica che le due temperature, quindi l'acqua, la temperatura dell'acqua che abbiamo all'interno del nostro sacchetto con la temperatura dell'acqua che abbiamo all'interno del nostro acquario tenderanno piano piano, senza far nulla, a equipararsi, cioè, o meglio, vince sicuramente la temperatura dell'acqua dell'acquario perché il volume è più ampio e quindi la temperatura del sacchetto, in maniera molto molto graduale, uno stile un pochino bagnomaria, andrà a prendere la stessa identica temperatura, ma lo farà in maniera molto graduale. In questo modo eviteremo un sacco di problemi per ciò che riguarda shock termici. Questo per quanto riguarda la temperatura. Anche sempre riguardante la temperatura, andremo ad aggiungere dell'acqua con una caraffa. Io in questo caso utilizzo una caraffa perché non ho tazzine del caffè o bicchieri di acqua qui in negozio, ma altrimenti come quota, diciamo che su un litro di acqua io normalmente consiglio mezzo bicchiere d'acqua da aggiungere ogni 5 minuti per un totale di mezz'ora, tre quarti d'ora. Quindi ora io prendo la mia acqua e gliela vado a versare all'interno della bocca del sacchetto. La bocca del sacchetto è essenziale che rimanga fuori dall'acqua, quindi al vostro bordo dell'acquario. Ok, ora conterò 5 minuti e rimetterò di nuovo una porzione di acqua. A che cosa serve quest'acqua che andiamo a inserire all'interno invece? Anch'essa partecipa a creare appunto un'evoluzione, un'equiparazione delle temperature, soprattutto della temperatura del sacchetto, ma in più va anche a fare l'ambientamento, passare da dei valori ad altri, sicuramente tutti possiamo avere dei valori diversi e quindi lo farà in maniera molto molto più graduale. Quella proporzione di acqua che mettiamo all'interno deve essere grosso modo, come dicevo prima, un mezzo bicchiere d'acqua per un litro e mezzo che ci può essere nel sacchetto. Lo facciamo determinate volte fino a, non dico riempire il sacchetto, ma comunque sia almeno un 6, 7, 8 volte, a seconda della differenza. Possiamo anche optare per, in alcuni casi, su animali delicati, oppure se abbiamo tanti animali da ambientare, io normalmente vado anche a misurare le temperature, le due temperature, però non sempre tutti hanno tempo e magari voglia di farlo. In questo caso qui comunque sì, abbiamo un ambientamento molto serio, come quello del goccia a goccia. Sono due ambientamenti diversi, uno non esclude l'altro, non è meglio uno meglio l'altro,
a seconda di ciò che dobbiamo andare a fare. Al termine dell'ambientamento, cioè quando siamo verso il termine dell'ambientamento, dobbiamo, io consiglio normalmente di buttare via l'acqua del sacchetto. Questo non vuol dire che l'acqua del sacchetto è avvelenata di qualsiasi sostanza chimica che può esserci all'interno di un negozio di acquari o altro. Vuol dire che è un'acqua, in gergo tra virgolette, stressata. Stressata nel senso che il pesce rilascia degli ormoni, rilascia sicuramente dell'ammoniaca ed è l'acqua del viaggio, ed è anche povera di ossigeno e tante altre cose. Quindi sarebbe meglio, a termine dell'ambientamento, buttarla via. Per buttarla via vuol dire che entriamo con un retino all'interno del nostro sacchetto, prendiamo il pesce, lo mettiamo in acquario, il sacchetto con tutta l'acqua, quindi sia l'acqua che c'è all'interno, e buttiamo via tutta l'acqua che abbiamo. Questo è uno dei modi. Sinceramente, quando venite qui, se siete a poca strada, se siete a 10-15 minuti massimo dal nostro negozio, vi consiglio di girare il sacchetto. Vi consiglio di girare il sacchetto, primo perché è solo acqua che abbiamo qui, secondo perché il viaggio è stato breve e quindi non c'è bisogno di ingegnarsi a pescare i pesci all'interno del sacchetto, che non è un'operazione semplicissima, non è fantascientifico, però comunque sia, questo è. Un altro metodo per togliere i pesci dal sacchetto, ad esempio, è rovesciare il sacchetto dentro un retino piuttosto grosso dove andiamo a far colare l'acqua nel lavandino, ad esempio in un secchio, in una caraffa o da qualche parte. Dopodiché i pesci si pescano e si buttano all'interno. Ora, a proposito di questo tipo di ambientamento, ci sono due cose che dobbiamo tenere conto. Deve per forza non prescindere. Il primo è il grado di ossigeno che abbiamo all'interno del sacchetto. Se l'ambientamento decidiamo di farlo troppo lungo, l'ossigeno che avremo all'interno del sacchetto, qualora ci fossero dei pesci magari molto anche affollati, molto affollato il sacchetto, quindi molti pesci, si potrebbe verificare un calo di ossigeno. Ce ne accorgeremo perché tutti i pesci vanno verso la superficie e tenderanno a boccheggiare per cercare di prendere dell'ossigeno dall'atmosfera. Quindi fate estremamente attenzione a questo. Qui dentro è difficile mettere una pietra porosa nel sacchetto con questo tipo di ambientamento. Quindi occhio a queste cose qui. In questo caso sarebbe meglio fare un ambientamento goccia a goccia dove avremo l'ausilio di una pietra porosa e quanto altro. Un'altra cosa estremamente importante, io qui non ho potuto farlo per una questione di riprese, ma vi consiglio sempre di spegnere la luce del nostro acquario. Perché? Perché stiamo costringendo degli animali in fase di stress, perché dopo essere stati pescati in negozio, dopo il trasporto, dopo l'inserimento in vasca e dopo essere stati costretti verso la superficie dell'acquario, lo spettro luminoso che abbiamo sopra l'acquario può crearci un po' di problemi a livello di stress per l'animale. Bene, potrebbe esserci altro, ma come sempre faremo sicuramente altri video. Come vedete, vi consiglio di andare a vedere l'altro video ambientamento goccia a goccia, probabilmente metterò la scheda qui sopra, quindi la potrete trovare. Vi do appuntamento altresì a martedì, tutti i martedì sera, ore 20:30, le nostre dirette live e nient'altro. Io vi auguro buon acquario a tutti. Ciao!